Diamo il benvenuto all'ospite della nostra quarta puntata di Poster Racconti Underground. Abbiamo con noi Alessandro Maida, in arte Scarful, che è un Esatto. artista a tutto tondo, perché sei illustratore, tatuatore, grafico, insomma, hai fatto fotografo, abbiamo scoperto pure Fotografo, cioè, mi per diletto, diletto, per esatto. diletto. E con te oggi scaveremo un pochino di più in quella che è la vita a 360 gradi di un illustratore altamente poliedrico quale sei, che ha percorso varie sfere artistiche nella sua carriera. Quindi benvenuto e Grazie, grazie di cara. essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, partiamo dalla fine, diciamo, o meglio, quello che vediamo adesso recentemente attraverso i tuoi social. Di una parte del tuo percorso che sono le ceramiche, perché ultimamente vediamo che stai facendo tanta roba disegnata su ceramica. Come ci sei Esatto. arrivato a questo punto? Allora, sono arrivato qualche anno fa, per esattezza 2 o 3 anni fa, che avevo in mente di fare delle riproduzioni di una scultura che avevo fatto in alluminio, controllo numerico. E per l'occasione ho detto, vabbè, voglio riprovare a farla in ceramica. Quindi ho contattato un mio amico, siamo messi lì insieme, e lui ha tirato fuori questo calco, dal calco abbiamo fatto la colatura e abbiamo tirato fuori 2 o 3 pezzi di questa ceramica. Ceramica che poi io sono andato a illustrare. Quindi è decorazione di ceramica per ora. Aperta e chiusa parentesi, questa follia dei sassi misto scheletri, da che hai detto, abbiamo visto che c'hai, che so, amigdale, robe Sì, è una cosa che ho strane. iniziato a fare nel tatuaggio qualche anno fa, visto che comunque ho una passione pure per sassi, c'ho una collezione di Di che brecole. cerco, sì, mi porto sempre dietro con me qualche sassolino, anche cose Sì, delle in giro. pietre. No, è curioso perché non è una cosa, anzi, è inusuale vedere, diciamo, un mondo messo poi in arte, in Sì, mi tatuaggio. interessava fare questa specie di metamorfosi dalla pietra al teschio e viceversa. E adesso sto iniziando a farlo pure con la ceramica, appunto perché voglio sempre arrivare alla fine del mio percorso. Cioè le faccio le illustrazioni con questo genere di cose qui e poi le cerco sempre di trasporle e portarle anche su altri media. No, capiremo poi questo percorso artistico quanto effettivamente ha lasciato aperto per strada, quanto si è fuso. A me mi interessa adesso con te scoprire da dove viene proprio l'inizio del tutto, nel senso quest'input primordiale da dove è arrivato, perché tu hai ormai quanti anni? E 52. lo fai questo lavoro da almeno 20-30? Sì, ho iniziato fine anni 90, 97. E da dove è partita tutta quanta la tua, Ma diciamo, il passione? disegno e l'illustrazione ho sempre di disegnato fin da bambino. Poi avevo una nonna, pittrice, autodidatta, olio, bravissima, faceva delle cose incredibili, una grande falsaria, faceva sti falsi Lui stupendi. Botticelli a No, casa. però comunque si destreggiava, era molto molto tecnica pure. E poi mio zio, architetto, illustratore, incisore, scultore, mi ha sempre dato mille input sin da bambino. A 8 anni mi regalò la mia prima lastra per incisione e punteruolo, quindi diciamo che l'arte a casa c'è sempre stata, anche libri, soprattutto libri, mostre, mia madre mi ha sempre portato in giro. Quindi hai avuto degli stimoli esterni anche all'interno della sì sì famiglia che sì ti sì hanno sì sì portato, che è una cosa molto, molto bella. poi per disperazione miei, perché stavo sempre a disegnare, mi iscrissero al liceo classico. E quindi io lì ho detto ai miei, io non voglio fare questo percorso, voglio fare il disegnatore, l'artista. Senti, se io ti faccio vedere questa foto, che abbiamo chiesto a tutti quanti, una foto di gioventù, Ok. oltre ai capelli lunghi, diciamo Esatto. lo stile inconfondibile anni 90, che periodo era per te artisticamente? E qui ero ancora iscritto ad architettura. Passavo sempre il mio tempo a disegnare, per lo più roba tecnica. In quel periodo, diciamo, il figurativo l'avevo messo un po' da parte. Facevo per lo più ogni tanto delle illustrazioni per una fanzine
del collettivo politico dell'epoca. Per lo più facevo tutta roba appunto inerente all'architettura. C'avevo sempre la passione comunque della musica, dei dischi, quindi rimaneva sempre nel mio cuore tutta quella parte lì, insomma. Ok, di musica ci arriviamo tra un po' perché è una parte preponderante come Scarful, vissuto e artistico. Però hai nominato le fanzine che comunque in quell'epoca erano qualcosa Sì. di ispirazione, fonte di ispirazione per un Sì. po' tutti, ecco. Penso che anche per te a livello artistico sia stato qualcosa di importante. Beh sì, perché lì vedevi tutte le uscite dei dischi. Io al periodo ero molto indirizzato sul metal, sull'hardcore, e quindi lì trovavi tutto quello che ti poteva servire per comprarti nuovi vinili, nuovi dischi. Soprattutto era per vedere le copertine, che la maggior parte delle cose che compravi le compravi vedendo le copertine. Certo, e quel periodo Roma che fermento aveva intorno a questa scena qui? Beh, c'erano parecchi gruppi metal. Io passavo, che erano i primi metà anni 80, stavo spesso in zona Monti, in via degli Zingari, c'era una sala dove suonavano i Raff, che era un gruppo metal romano. E noi passavamo le giornate lì. Andavamo lì, poi questi non ci conoscevano, cioè noi eravamo i ragazzini, tipo fan. Stavano praticamente il pomeriggio intero, anche la sera, lì davanti aspettando che uscissero questi per berti la birra e fare un po' di caciara. Quindi diciamo tu la musica l'hai vissuta a 360 gradi anche artisticamente, ma poi hai continuato a sviluppare a livello artistico il tuo percorso, quindi musica, ok, architettura, disegno, ok, un imprinting che viene dalla famiglia, ma hai continuato a mettere nel tuo sacco di conoscenza tante cose e tanti altri livelli artistici. Raccontaci un attimo poi il percorso qual è stato. Dopo, diciamo, gli studi, dopo la parte musicale che poi svisceremo tra un pochino. Allora, io mentre stavo architettura seguivo spesso questo gruppo che all'epoca si chiamavano Gronge, un gruppo formato da, mi ricordo, almeno 6-7 persone. Grunge, tipo grunge No, o no, no? Gronge, Gronge, come pugile suonato. Ah, ok. Facevano più che altro una sorta di punk cabaret, erano assurdi. Cioè? Facevano questi live in cui suonavano un po' alla Sturzende Neubauten, suonavano pezzi di ferro, termosifoni. Qui c'era questo personaggio Marco e la cantante, tecnicamente tutti e due, entrambi validi, che facevano queste performance un po' folli, truccati. Vabbè, era un momento così. E c'erano tre componenti, batterista, sassofonista e bassista, che di lì a poco tempo si sono staccati, hanno creato questo gruppo terzetto Zoo e io ho iniziato a seguirli perché stavo sempre insieme a loro, facevo le proiezioni video con le diapositive, mi inventavo le cose più allucinanti, prendevo gli insetti, li schiacciavo in mezzo alle diapositive e poi li proiettavo tipo 10 metri. Cercavo sempre di fare delle cose molto trasgressive e pure estreme, anche se la musica non c'entrava niente con quello che proiettavo io. Ma non Però era era un bisogno, però, divertente. cioè, nel senso, tu hai detto questa cosa che detta così sembra che avevi la necessità di stupire magari un Certo, pubblico. Cioè, c'era questa componente, ma era un tuo appagamento personale di sperimentare. ovvio. E poi considerando che loro facevano comunque una musica abbastanza estrema e bella rumorosa, io ci mettevo del mio. Loro sul palco erano un'entità, quello che proiettavo io era un'altra cosa ancora. Quindi Chi stava a guardare dall'esterno, c'era due schiaffoni sì, destro e esatto, sì. sinistro. E Bene, molto bella questa storia. quindi pure i video facevo sempre, trovavo sempre questi pezzi, anche dei 35 mm, a volte riuscivamo a fare delle cose con delle macchine montate a caso per fare le proiezioni. A un certo punto io ho deciso che dovevo staccarmi da questa cosa qui perché non servivo più, ho detto da solo, non servo più a questi qua, questi fanno casino già Per conto per loro. conto loro, quindi mi occuperò solamente delle grafiche.
E lì, diciamo, è iniziato il mio percorso. Quindi ho deciso poi alla fine di comprarmi un mio computer e di iniziare a fare grafica e illustrazione. Abbiamo tirato su un piccolo studio a Santa Maria Maggiore, si chiamava Hateful Graphic Vandals. Quei personaggi venivano dal rave estremo, dalla fintech, in più membri di TRV, quindi writing estremo già all'epoca, programmatori folli, e abbiamo fatto questa crew. Un melting pot di Sì, roba sì. apparentemente Abbiamo differente. iniziato a lavorare con la musica, con i video, con tutto quello che ci passava per la testa lo potevamo fare lì dentro. Che era uno spazio piccolo, ma avevamo tutti macchine super performanti, quindi era divertente perché qualsiasi cosa. Abbiamo fatto CD-ROM porno, abbiamo fatto centinaia di uscite bootleg per un tipo inglese, un folle che ci portava registrazioni di concerti che faceva in Inghilterra e noi gli facevamo le Pazzesco. copertine, ma dei gruppi più mainstream del periodo, tutti. Prima di arrivare a una parte appunto importante che racconteremo attraverso dei tuoi lavori, facciamo un attimo un ponte, arriviamo al passaggio poi al tatuaggio e anche all'abbigliamento, perché comunque è stata diciamo una componente preponderante. Anzi, partiamo proprio dall'abbigliamento, nel senso che tu comunque, per artista poliedrico quale sei, hai un modo di vestire assolutamente pulito, basico, anche se vogliamo, e hai lavorato per dei brand importanti facendo dei prodotti importanti. Quello è stato un passaggio anche fondamentale, no? Per la tua Sì, carriera. è stato un periodo in cui mi ero messo a fare delle serigrafie, facevo dei poster, li stampavo io direttamente. Questi poster sono stati visti da il direttore creativo di Energie, il quale mi ha contattato e mi ha chiesto se volevo lavorare lì all'interno. Il Che anno era marchio questo? 2004, sì, Quindi Energia. Energie cercava un grafico. L'hanno trovato. Lo L'hanno trovato. trovarono. Per chi hai Fortunatamente. lavorato, se si può dire, insomma. Ma ho collaborato con Milanesi Bastard, Uther, County of Milan, per Marcello. Ben Taverniti, tutte. E rifaresti questa esperienza? Sì. Sì, tranquillamente. Arriviamo al tatuaggio che è un next level, poi diremo in realtà, perché noi stiamo parlando per step, ma è importante dire poi che è fondamentale che Scari, come lo vediamo oggi, fatto di mille sfaccettature artistiche, in realtà non è andato propriamente per step, ma ha mischiato sempre un po' tutto, Sì. Sì, no? Tra l'altro il tuo primo tatuaggio vedo che l'hai fatto proprio in un punto assolutamente visibile. a 13-14 anni con un amichetto dentro il bagno di casa. È Questo è il quale rappresenta qualcosa? Bene. il simbolo di un gruppo, il Blue Oyster Cult, un gruppo hard rock metal, diciamo metal per via, non molto metal però. Però era interessante, era il simbolo, loro dicevano il simbolo di Cronos. Ti intrigava questa cosa, Intrigante. quindi questo fatto con gli aghetti come si faceva una volta, e da lì è partito Da qualcosa. lì poi seguendo il metal vedevi sempre i gruppi col tatuaggio un po' così, per lo più robaccia all'epoca, cioè robaccia nel senso erano abbastanza grezzi come tatuaggi, però intrigava. Passavo per lo più poi i pomeriggi a studio da GP Rondinella, ho fatto pure per un periodo il disegnatore per i tatuatori, per una ragazza in particolare Paola. Questi anni? Primi anni 90. No, poi ho frequentato lo studio di Luca e altri studi per tantissimo tempo. Studio da Luca Mamone al Santa Sangre, ci sono passato i mesi. Dopodiché lui a un certo punto mi ha detto: è ora che inizi a tatuare. Sto aprendo uno studio nuovo insieme a Nello Rossini, che è un altro tatuatore molto molto valido di Roma. Mi ha detto: prendi questo attestato e inizia a tatuare con noi. E io là ho detto, vabbè, cioè avevo appunto più o meno 10 anni fa, ho
43 anni, 44 anni, e ho detto, vabbè, mi segno il corso e faccio il corso con i ragazzini di Una chiamata alle 18 armi alla quale poi non hai voluto anni. Sì, neanche no, è esimere, stato ma c'è stava esilarante, come sembrava maturazione, posso immaginare. nonno a Posso scuola. immaginare. Quindi è stato anche complesso, diciamo, Eh no? sì, Iniziare parecchio, a sì, anche perché disegnare. non tutto quello che disegni su carta è tatuabile. Parliamo di musica, quindi entriamo un po' più nel profondo. Ti faccio vedere queste due copertine che rappresentano un po', diciamo, l'inizio anche di gusti personali, no? Perché il metal è un tuo punto di partenza. Sì. Allora, la prima è Corrosion of Conformity, è un gruppo hardcore americano. Per me è stato un grosso cambiamento perché ho iniziato a vedere che esistevano gruppi abbastanza estremi per quel periodo, perché era tutto abbastanza sul mainstream, dai Maiden, Metallica, Megadeth, gruppi così che avevano fatto già la loro storia. In più c'era questa parte di gruppi per me sconosciuti, che erano quelli che erano legati più alla parte hardcore. I primi nomi li avevo iniziati a vedere sulle chitarre, tipo, che ne so, di Slayer c'erano il logo dei DRI o il logo dei Corrosion of Conformity o roba del genere, quindi dicevo, ma Dici che è che è quella sta roba? roba, certo. Andavi a vedere e scoprivi gruppi, appunto, per me poi sono stati seminali, tipo Corrosion of Conformity e Napalm Death Scum, che è stato il disco culto, perché un gruppo assurdo, canzoni che duravano dai 5 ai 10 secondi, urla allucinanti, velocità stratosferica, era il grind, è stato l'inizio quello. Da lì sempre a cercare gruppi più estremi. E la maggior parte delle volte le copertine erano le cose principali del gruppo, era quello che andavi a cercare, sia che la roba dei Black Flag, che era roba dei Megadeth con Ed Repka, o appunto i Black Flag con Raymond Pettibon, illustratore. Lì mi si è aperto un mondo, ho detto, ah, pure io voglio fare questa roba. I gruppi più o meno c'erano, ho iniziato a cercarmeli, a caparmeli, e ho iniziato con gli Zoo. Ok, infatti ti Con gli stavo Zoo, dicendo, ci sei riuscito perfettamente. questo è stato uno dei primi fatti con loro, era un disco in collaborazione con Mats Gustafsson, che è un sassofonista vichingo, diciamo. Come potete ben Sì, vedere. super Qui potente. però, L'idea scusa, era quella fermiamoci un di. secondo, qui è stata un'illustrazione proprio a mano, no? Sì, a mano. Prima lavoravo molto, molto a mano. Gli Zoo per te sono un po' un portafortuna, abbiamo capito, no? Sia. Sì, ho iniziato con loro a fare le copertine. Questo è un altro. Ma li senti anche un po' tuoi come progetto, Sì, sì, fondamentalmente? sì, sì, sì. Gatefold. Queste Incredibile. sono le illustrazioni un po' più mie, che io chiaramente poi le facevo diventare del gruppo, magari non è che c'entrasse un granché, però spesso loro mi dicevano, il titolo è Carboniferus, che è un periodo geologico, no? E quindi l'ho adattato alle mie corde, diciamo. Senti, Anti-You, Anti-Io è un che altro non so se tutti gruppo conosceranno, importantissimo per me. diciamo che qui, questo è il tuo percorso, diciamo, il tuo L'inizio. inizio. Questo musicalmente è qualcosa che ti si Sì, quando mi confà hanno iniziato a parecchio, no? chiedere roba un po' più estrema, gruppi punk, hardcore, crust, allora ho iniziato a fare anche capire che c'era un movimento, una direzione, ho iniziato a lavorare con gli Anti-You. Stessa cosa, stesso percorso un po' degli Zoo. Con gli Anti-You abbiamo iniziato insieme e abbiamo finito insieme. Abbiamo fatto tutte le collaborazioni, gliele ho fatte sempre Bene. Questo invece? io. Questo è uno split fatto per Sinun Sede Sis, i fantastici Ius Prime Noctis. Urla di disumane a livelli. Però mi sono divertito perché era un periodo in cui facevo queste illustrazioni di queste. Questo è inciso da una parte il vinile e dall'altra c'è la musica. Diciamo è una specie di picture disc. Bellissimo, bellissimo.
E poi negli anni piano piano ho iniziato a fare anche cose che non avrei mai pensato di fare, cioè fare copertine per gruppi, per il rap. Per me il pop rap c'è sempre stato più o meno. Ho sempre ascoltato roba, per lo più roba newyorkese. Due amici, Domenico e Andrea Kunz, hanno tirato su questa etichetta che si chiama Taf Kong. Un'etichetta romana incredibile perché nel 4-5 anni ha fatto quasi 200 uscite e collaborazioni con nomi anche abbastanza di Sì, infatti diciamo, nel un senso Taf certo Kong ha spessore. lavorato molto, lavora molto con l'estero anche, Sì. Il soprattutto. Bill, per esempio, dei Non Fiction pure. Questo è gli Scratch Perry, stesso discorso, sempre Taf Kong. Queste cose qui, ahimè, per i miei fan sono state fatte con Ma l'iPad. dai. Sì, è tutto iPad. Questo, tutto iPad. Proprio per quel solito discorso. Qui mi hanno fatto cambiare i colori. Se li devo rifare, questa è una follia. Era una Questa, follia. se una volta che l'hai dipinto, è dipinto. Questo è Hate My Village, gruppo di giovanissimi, anche non troppo. Bene, arriviamo quindi poi alla tua evoluzione artistica con il raggiungimento del picco massimo, ma non perché hai fatto cose, cioè picco massimo, no, nel senso lo Certo, diciamo perché il disco di Noyz Enemy è stato anche disco di platino nel 2018. Questa è una copertina che ha girato in lungo e in largo per l'Italia e siamo molto orgogliosi, insomma, che tu hai dato il tuo contributo a questo lavoro. Ok, perfetto, ci siamo detti tantissime cose, abbiamo sviscerato abbondantemente il tuo percorso e complimenti e grazie per grazie a essere voi. venuto qui con noi. Lo diciamo, nel senso ormai sono anche anni che collabori con noi come collettivo, fai parte di Esatto. Ginnica e hai sviluppato tutte quelle che sono le grafiche, compreso il logo degli ultimi anni, quindi c'è un rapporto che prescinde tutto e un rispetto per il lavoro e il contributo che hai dato in generale all'arte. Con questo noi chiudiamo con tutti nella stessa maniera e ti chiedo il tuo contributo messo in arte su un paio di scarpe, perché noi sai che benissimo viviamo anche di quello. Che mi fa ridere, Alex? Prese Perché sei minchia. fatto il sì, abbastanza. Vabbè, la risata ci sta, no? Beh, ok, Certo. perfetto. Sennò poi dico che sto sempre burbero, quindi. Anche Non è Sandro vero. ride, anche Scarpo ride.